Salve, salve a tutti, cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Dopo aver parlato del ritorno e dell'inizio della nuova storia su Super Mike, oggi parleremo del continuo, perché sì, ho deciso di parlarne mese per mese, così almeno avremo, almeno sul canale ci sarà una sequenza, perché se si parla di una storia intera, magari alcune piccolezze non le possiamo dire, invece parlando di ogni albo magari possiamo soffermarci su più cose, invece di fare il riassuntone. Nel finale ci godremo questo pseudo nuovo circo, mese per mese, albo per albo, momento per momento, così almeno avremo una panoramica più ampia. Quindi ho deciso che ne parlerò albo per albo. Come potete vedere sono un po' alterato, sì, perché già, purtroppo ormai, ragazzi, quando si conosce un po' tutto quello che riguarda certe testate e certi personaggi, io mi aspettavo bene o male già qualche cosa. E infatti, in questo secondo numero, intitolato I Guerrieri di Tumac, il numero 755 di Zagor, appunto, con questa carina copertina di Piccinelli, come avevo detto nel primo numero, il primo era un incipit discreto, ma già in questo secondo numero cominciamo a vedere quello che io chiamo l'allungamento del brodo, perché già in questo numero si vede che bisogna allungare la trama, perché dopo che abbiamo visto questo primo pseudo incontro dei personaggi, questa pseudo piccola sfida che c'è stata, e ci eravamo lasciati con appunto alcuni indiani che stavano andando a rapire Doc e Rocas, nel frattempo praticamente Zagor si trovava a Pleasant Point. Ora, io cosa vi avevo detto? Che c'è la parte con questi indiani di mezzo, era una sottotrama, cioè la cosa importante di questa storia è vedere Zagor e Super Mike e basta. Se tu fai un'altra storia che gli va presto soltanto perché bisogna allungarla, ed è quello che si vede in questo album, perché ancora non iniziano le sette prove, perché ci sta questa sottotrama di questi guerrieri guidati da Tumac, questo indiano che ha fatto l'accordo con Super Mike, ma che già sta facendo un po' come gli pare. Questa qua è una sottotrama, perché quando si fanno delle storie, quando c'è un incontro dei personaggi, al lettore fondamentalmente interessa vedere loro due. Quando comincia a fare sottotrame, come in questo caso, questo già è un allungamento, perché Zagor Super Mike deve essere Zagor che subito incontra Super Mike, cioè già adesso qua dovevano cominciare le prove. Perché mi ho messo a fare la storia inerente agli indiani? Perché devi allungarla? È questo che non va bene. Cioè, è Zagor Super Mike? Fai una storia soltanto da loro due, no che mi metti in mezzo gli indiani, come accade qua. Si fa questo per allungare il brodo, e infatti questo numero già allunga il brodo, perché in questo numero non accade praticamente quasi nulla. Non accade nulla, ragazzi, in questo albo, perché cosa succede? Che praticamente Super Mike fa incontrare i due colonnelli che avevano già partecipato, erano già stati presenti quando c'erano state le prime sette prove. Quindi con lo stare a gemma li fa rincontrare, ovviamente, soliti disegni che copiano Ferri, che quindi, cioè, questo fumetto è privo di arte, perché, ripeto, un artista che copia non è un artista, l'artista deve fare una sua arte. Verni, sappiamo che emula Ferri, quindi fondamentalmente è un copiatore che emula non porta la sua arte, copia un'arte, quindi per me questa non è arte. Quindi già partiamo come al solito che i disegni, per me questo qua non è arte, perché l'artista deve fare la sua arte. Se copi un'altra arte tu non sei un artista, sei un emulatore, un copiatore, un bravo copiatore, un bravo emulatore. Ma l'arte uno la deve creare, qua Verri non crea un'arte, la copia, aggiunge qualche cosa, ma l'80% è copiare. Che lo fa bene poi nessuno dice niente, però un artista deve fare la sua arte, quindi deve fare uno Zagor come dice lui, deve elaborare il tavolo come dice lui. Questa è arte. E quindi questo qua per me non è una prova d'arte, è un copiare. Quindi insomma, ragazzi, i due colonnelli che avevano già fatto parte delle prove vengono fatti incontrare a Super Mike in questo stratagemma, perché vuole che... perché lui dice, le sette prove, quando 3-3 eravamo pari,
Io però ho affrontato quelle superiori e questo a Super Mike gli diamo ragione perché è vero. Quindi insomma fa incontrare questi due. Quindi la parte iniziale della storia ci sta. Perché quello che ci interessa sono queste benedette sette prove che devono rifare. Poi però che succede? Fino a sta parte c'è Zagoro che sta ovviamente andare a cercare di liberare, tra l'altro con queste, vedete, tavole classicissime, questi sono disegni del 1970, ragazzi, cioè siamo nel 2024 e questi sono disegni degli anni 70, quindi artisticamente, come si vede, vedere strisce, questo è un fumetto, cioè nel 2024 si dovrebbe fare un fumetto nuovo, adatto ai tempi. Questo qua è del 72, quindi siamo, cioè in realtà questo fumetto è del 72, come già vi ho detto, cioè prendendo un fumetto del 2024, qualsiasi, e paragonandolo a questo, quindi le tavole, artisticamente siamo indietro, e tra l'altro che copia. Poi, quindi Zagor va alla ricerca di Rokas, va nella roca dove loro vivevano, e ovviamente non ci stanno più, perché sono stati rapiti dall'indare Tumak, agli ordini di questo cavolo di Tumak, delle mie palle di Tumak. Quindi qua ovviamente Zago poi combatte con degli altri indiani. Poi cosa succede? E qua ragazzi accade una cosa che io appena l'ho letto già sapevo che non era possibile. Cioè quando leggi queste storie già sai come vanno a finire. Perché Zago, perché Chico nel frattempo, che è rimasto ovviamente a presa del point, perché non te lo può portare presso il pancione mio. Oh, in questo caso pancione mio, non viene detto, miracolo. Dopo che nello speciale è stato detto pancione mio, perché Chico e Zagor per me hanno un rapporto amoroso, perché è palese, cioè Zagor e Chico sono amanti. E non mi dire no, perché ormai tutti quanti l'abbiamo capito, è così. Quindi Chico si trovava a Peasant Point con questo trapper. E caso strano, c'è sta questo segnale di fumo. E Chico dice, Zago ci sta chiedendo aiuto. Cioè, ma come? Prima dice non mi serve il vostro aiuto, mi è arrivato da solo. E mo adesso Zago chiama voi due? Poi te che sei imbalidotto, una rottura di palle appresso, sei utile come un culo senza buco? Che se serve, Chico? Cioè, adesso in qualche occasione è stato utile e gli ha salvato la vita, ed è vero. Ma in questa storia proprio non serviva, perché tu già parti e Chico non mi servi. Ma adesso cosa non lo chiami? Infatti quando io vedo sta stronzata penso subito, beh, non sarà mai Zagor che lo sta chiamando, sarà Super Mike. E infatti era Super Mike, cioè, un enigma, un colpo di scena impensabile. A pagina 39 già si capisce che ovviamente è Super Mike che chiama Chico, perché gli sta a fare la trappola. Ovviamente Chico manco ci arriva, che... cioè, ma cavolo, ma Zagor mi ha detto che vado via prima, adesso caso strano mi chiama? Cioè, infatti Chico è scemo, infatti ci casca, ma pure quell'altro è scemo. Infatti arrivano là, tac, oh, chi può essere? È Super Mike. E che fa? Comincia a pestare, amico suo, e comincia a dire a Chico, adesso tu, ho deciso che questa nuova sette prove invincibili, saremo io contro Zago un'altra volta, e tu farai quello che hai fatto i racettini del campanello. Cioè, questo è. Ovviamente poi Chico gli dice pure, gli fa la battuta, io... ovviamente Super Mike gli dice, tanto te non c'è nessuna cosa, non temi nulla da me, perché tu sei talmente inutile che con te che in cosa posso sfidarmi. E ovviamente qua arriva la più classica delle stronzate battute, Chico gli dice, beh, allora possiamo fare una gara in cui mangiamo, in cui io potrei vincere. E Super Mike dice, non mi sfida, c'è tutti questi cabaret che veramente non fanno manco ride. Cioè, guardate qua, cioè, guardate che sta a parlare, cioè, guardate che cabaret, cioè, ecco qua, dove sta, dove sei, dove sta sto cabaret del cavolo, eccolo, cioè, guardate un po' il cabaret, cioè, guardate qua, questa poi potrebbe batterti clamorosamente in diverse gare, sbruffone, e quali sarebbero? A chi mangia più porzioni di torta nel minor tempo, per esempio, o chi divora più polpette prima di crollare. Ma sono neanche... sono mega cringe! Queste sono battute ultra mega cringe! Punto di punto di punto di punto! Di punto sesto punto! Quello è! Allungamenti di brodo, ragazzi! Ma vedi? Ma cosa vi ho detto? Di non cantare vittoria! Perché ormai si conoscono! Cioè, che è? Un allungamento di brodo sto numero è! Poi cosa succede? Ovviamente, anche qua Chico viene pestato, perché però qua in questo caso sono Meida. Quindi, Super Mike fa giustizia. Viene pestato Chico, godo.
Ragazzi, godo quando appestato cico, mi dispiace, ma sei brigato sto bel cazzottone. Godo, guarda come vola via sto barilottolo, guarda come vola. Pam, pam, guarda come vola. Ah, che godo, è un bel cazzottone il barilottolo che vola. Godo, godo, per otto, per me, godo. Quando vedo cico che vola, io godo. È show, no, è incazzamento, è rodimento delle palle, è quello, è quello. Come vuoi chiamare? È quello. È il rodimento delle palle, come vuoi chiamare? Poi, andiamo avanti, cosa succede? Che ovviamente Rogas e quell'altro sono prigionieri di Tumak, Zagor va lì e comincia sta storia. Poi ultimamente Zagor, devo dire, sta sempre appesso a queste tombe. Zagor ormai gli è pesato, dopo Jenny sta sempre appiattato a tombe, guarda un po' qua. È diventato, cioè ormai Zagor sta diventando... Tra un po' lo assumono alle pompe funebri, tra un po', perché ormai sta sempre con queste tombe. Sta sempre davanti alle tombe a fare i finti pianti, perché qualcuno gli fa, oppure sta sempre a seppellir gente. Guardate un po' qua, cioè ormai è diventato pompe, Zagor alle pompe funebri. Tra un po' va in giro col cadetto, Cico fa il barilotto, lo si porta presto Cico, va in giro con la carovana. Ma fate i trombasti personaggi, dai! Ma famogli fare una bella trombata! Ma famoli trombare, dai ragazzi, ma veramente! Vabbè, andiamo avanti. Poi, ecco, le uniche tavole grandi che vedete in questo albo. Eccolo qua. Ecco, l'unica tavola, ovviamente, alla tomba, Zagor le pompe funebri, alla grande. Poi, Tumak che sta con Rogas e Doc. E Tumak dice, io faccio come mi pare, pure se ho fatto accordo con lo spirito giallo, faccio quello che mi pare lo stesso. Quindi sì, uno lo tengo in prigione, quell'altro invece lo libero, lo butta dentro il fiume e dice agli indiani, così a buffo, adesso facciamo questo gioco, io lo butto in mezzo al fiume e il poro Doc, ecco qui, lo tirano proprio dentro l'acqua, ragazzi, lo tirano proprio. Guardate un po' di poi sacchi di patate, lo lancio, non si fa niente. Poi, ragazzi, questi cascano da 200 mila metri, oh, mai nessuno che si rompe qualcosa. Oh, sono sempre sani, io una volta sono scivolato dalla piscina, mi sono messo rotto un braccio, questi cascano da 3.000 piedi, volano come sacchi della monnezza di patate. Ma che cringe ne so, punto, penta punto, secondo punto. Ma se vanno a vedere, ragazzi, ma dai, gli tira come tipo un barilottolo. Ovviamente se fa niente, proprio come se niente fosse. Perché è un gioco, lui lascia Doc dentro l'acqua e dice adesso andare a cercare e fatelo fuori. Così. E nel frattempo Zagor ovviamente sta alla ricerca sempre di loro due, quindi uno sta in mezzo al fiume. E poi dopo Zagor, caso strano, lui riesce a trovare Doc mentre sta a scappare da questi che sta a cercare tipo a cacciar toro. Invece di fare cacciar toro come in Spagna, qua fanno la caccia a Doc. Fanno scemo allo scemo. Ecco, salvo mi sembra, salvo qua. E il numero 755 mi sembra scemo allo scemo, scemo allo scemo, scemo allo scemo. Quello è scemo allo scemo, Cioè, ma cosa sto leggendo? Ma che mi serve leggere sto tratto di storia? A cosa cavolo serve? Faber è un hater. No, Faber dice cose come stanno. Allungamento del brodo. Cioè, allungamento... No, vogliamo vedere le prove, perché mi devi far vedere questa cosa con questi indiani, con questa sottotrama che poi non mi porta, che Zagor lo trova, lo salva, e poi, cioè, e poi, ecco qua, cioè, sono le solite storie, bam, su una cosa che poi già sapevo che sono 7-9, cioè, quindi, voi che difendete, no? Cioè, al primo numero mi fa vedere una cosa interessante. Inizia comunque che stai a rimettere in piedi e sette poi un'altra volta, quindi già più o meno il contesto è quello. Poi mi fa l'allungamento con questo e fa quello che vuoi in mezzo al fiume. Cico che è più scemo del solito. Zagor che ormai è ridotto a fare a lavorare ai pompe funebri. Invece ne fai tromba. Cioè, perché quello dovrebbero farsi. E poi... Quindi questa storia che mi è servita? Niente, allungate il brodo perché... La caccia al Doc! Facciamo la caccia allo scemo più scemo! Questo è. Quindi salvo a che serve? Niente. Già al secondo numero devono allungare il brodo. Cioè, è questa la storia. Cioè, a cosa c'è? Non è cambiato niente al primo numero. Che mi è cambiato? Che devo ancora allestire 7 prove? Indiani! Cosa avevo detto? Che lo sapevo già! Al secondo numero già stavo all'allungamento! Quindi questo qua è un arbo che non serviva a niente, almeno le prime 30 pagine ci potevano sta. Cioè un arbo dei 70 pagine, scusate, dei 100 pagine, che andava benissimo farlo un 30. Perché tutto il resto allunga il brodo, cioè allunga con queste cazzate, queste dicerie. L'unica cosa bella è stato vedere Cico preso a
pugni in faccia e li godo perché se lo meritava. Perché tu mi puoi dire a Super Mike come sta a fare un macello poi, e tu lo provochi pure. Ma sei scemo? E infatti scemo più scemo. Stare poi scemo più scemo. Questo album bel no. Il numero 755 di Zago è un no tedesco. È un bel no. È un... 9 fattuale 9 è così, è 9. Questo numero è un allungamento di brodo, perché la storia di King Dresh può fregare meno. A noi ci interessa lo scontro. Quando arriva questo scontro, non lo so, dobbiamo battere il record dei 6 albi. Se questo qua non è battere il record, questo qua è far pagina buffo. Fai pagina buffo. Ecco, dicevi battere il record, ecco. Già, quindi tu già sa battere il record, già hai battuto la mia testa. Quello è, perché stiamo a parlare? L'utilità di questo avanzamento di trama, dove cavolo sta? E i soliti che non fanno manco pure di me? I soliti cliché, che di che stiamo a parlare? Cosa c'è da difendere? Cioè, vorrei sapere, ditemi se questo album non è un allungamento. Cioè, questi albi dei 6-7 storie, fondamentalmente di vera storia, c'erano sempre 3 pagine. Visto che, non ho detto all'inizio, c'è stata, ovviamente, non potevo starci, l'omaggio a Castelli. Ma Castelli quanto ha fatto durare la storia prima? Ed è certo meglio di questa! Già si vede che è meglio di questa! Già si vede, ne ha fatto durare 8 armi, ha duro batte record. In quella storia prima di questa qui, il secondo di Tony Super Mike, di certo era interessante. Già... Tra quello e questo già è meglio quello. Già si evince. Punto, rimonto, punto, rimonto, metto, sesto punto. Sesto punto, ultimo punto, penultimo punto, ottavo punto, nono punto, alfa, beta, gamma, più, per meno, meno. Psicoraggio, iperraggio, Faber, Gelma Ken, colpo del sole, colpo, Kensal, Kamehameha, assolutismo, verità, quello è. Io lo porto io. La porto io. Perché ormai le saghe buone, quello sono dei 6 albi, 3 sono inerenti e 4 sono da bruciare. Lo sapete? Questo qua è un albo da bruciare, da strappare. Non lo faccio perché me la voglio tenere tutta quanta stavolta. Però questo qua in realtà è da strappare. Perché pure se tu c'è questa storia qui, io sai che tu che ne fa? Prendi le mie 30 pagine, le tagli, le attacchi a quell'altra e resto gli dai fuoco. Quello è. Faber è un hater. Faber non è un hater. Faber dice quello che pensa. Andremo a vedere quando ho parlato bene degli altri albi modelli in questi giorni, eh? Non mi rompete le palle! Perché l'altro giorno ho parlato bene di tanti albi. Quindi non mi rompete, non mi dite nulla. Io porto l'unica e sola inconfutabile, incontestabile verità. Poi, se voi dite capolavoro, poi se voi siete fan, chiamate il personaggio che vi va sempre bene e non notate queste cose, va bene, ma non mi rompete, perché io sul mio canale dico tutto quello che la libertà di espressione mi dice che posso fare. Quindi questo secondo numero è un no germanico teutonico. Un 9. Quello è. Arriverà sto scontro? Non lo so. Prossimo numero. Bella la copertina, ecco. Prossimo numero, bellissima la copertina, ce lo possiamo vedere. Lo spirito giallo. Si incontreranno, sì. Per me, ricordatevi quello che dice Faber. Secondo me, lo scontro tra Zagor e Super Mike... Nel prossimo numero, secondo me, ricordatevi bene quando lo dico, avverrà nella parte finale dell'albo, nelle ultime pagine, forse. Il resto sarà un allungamento del broto, perché come abbiamo visto, che a me mi parli adesso adesso, perché poi perché Doc e Rokas? Cioè, ma sono due personaggi che insopporto, me stanno pure sulle palle, proprio quelli, vabbè. Shigod, veramente inguardabile, disegni dell'anteguerra, cioè... Poi qualcuno mi ha criticato, tu leggi fumetti della Golden Age. Beh, quelli almeno erano anni 40 ed erano contestualizzabili. Questi qua sono fuori, questi non sono contestualizzabili, Questi qua sono del 70. Prendete un numero di Zagor del 70 e paragonatelo a questo. Quindi, non parliamo che questo è una novità, perché chi dice che questa è una novità non conosce il fumetto. Dire che questo fumetto è disegnato artisticamente bene è una cazzata, perché Verni copia Ferri, quindi copia un autore. Portandoci un fumetto del 70, prendete un cavo di fumetto del 70 e metterlo a questo. Se sono simili, l'avanzamento non c'è. Quindi non mi dite che è un fumetto moderno. Quindi, lato artistico, non ci siamo. Storia allungata già al secondo numero. Voi già state allungando la storia. Dobbiamo battere il record.
non si roba. Voi non dovete battere il record di lunghezza, dovete battere il record di capolavoro. Dove sono le vere storie capolavoro? Non ci sono. Quindi io, come avevo detto al primo numero, siccome già era cosa era successo, e mo sta succedendo la stessa cosa. Faber è un hater. Non azzardatevi a dire che sono un hater, perché io faccio pubblicità a Bonelli. Molti, se stanno a comprare fumetti, che io fino a ieri ho suggerito la Bonelli. Quindi a me, quando sento hater, manco vi rispondo, perché siete pupazzi, capre, ignoranti. Capite bene quello che cerco di dirvi. Ignoranti, capre. Per me, chi critica certe cose è una capra. Io che faccio chi sarà una gallina. Voi sarete delle capre, però. Quello rimarrete, per me. Poi, ovviamente, sono i miei pensieri e fate quello che vi pare. A me mi interessa. Quindi, ragazzi, che altro devo dirvi? Poi, tra l'altro, faccio ancora una volta i complimenti alla stampa, perché mi sono beccato come potete vedere, stampato pure a cavolo de cane. Anzi, no. Direi che è stato stampato col buco del culo. Questo albo è stato stampato. È stata fatta con la stampatrice anale. Perché, ragazzi, ogni una pagina sì e una no, ci stanno dei problemi sulle chine. Quindi è stato fatto con la stampatrice anale. Siccome quello, mentre stava a stampare sto fumetto, se sono resi conti che era mezza cagata sto numero, è una grandissima cagata. E quindi anche la stampatrice di conseguenza si è comportata come una stampatrice anale, perché quello è. E infatti mi sono beccato, ogni 3x2 in questo albo ci sono, è stampato male, e infatti me la sono beccata io, ma tanto ci devo fare sto bel video, quindi insomma, come potete vedere, iniziamo benissimo questa giornata con questo numero che allunga il brodo, artisticamente arretrato, con una sottotrama che non porta da nessuna parte. L'incontro avverrà quando? Al prossimo numero, forse nel finale, o forse al numero ancora, sempre sulle 7 prove, con Doc e Rogas sotto personaggi che insopporto, con Chico che è inguardabile, un barilotto ha pistato le botte, infatti ho goduto quando Super Mike è da nord destro perché si è pomeritato. Insomma, un numero che allunga il brodo, quindi insomma, andiamo avanti così, io mese per mese voglio fare questi video, almeno poi mi posso soffermare pure sui particolari, perché ragazzi, questo è tirato come se ci fosse un domani scaraventato dal fiume. Chico, cioè, vabbè ragazzi, guardate qua Chico, veramente guardate qua, ma che cazzo, ma guardate, ma che è? Sta in posizione, non capisco se è una posizione da cacata o da trasformarsi in super messicano, non lo so, se sta trasformando in super saiyan, guardate un po', ditemi voi, secondo voi è più una faccia da uno che stava andando al bagno o da uno che si sta trasformando in super saiyan, ditemelo voi perché io non riesco a capirlo. Vorrei chiudere questo capolavoro, perché molti diranno che è un capolavoro, molti oseranno dire che io ho torto, diranno che questo allungamento del brodo serve alla trama, servirà, perché molti lo faranno, preparatevi. Ovviamente però chi poi starà a voi decidere, a me mi interessa, ognuno può dire quello che pare, come dico la mia, voi dite quello che pare. Quindi insomma, la parte bella, dicevo, vorrei chiudere questo mio epico incavolamento con praticamente Chico che viene preso a cazzotti, eccola qua. Vorrei chiudere questo bel mio video con un bel barilottolo di cacca che vola, eccolo qui, guardate che bel destro che gli ammolla, perché dopo le stronzate che hai detto, che manco Claucio, meno Claucio farite, te sei veramente da ben a destri, perché ti meriti. E poi vorrei chiudere con una cosa che, insomma, ultimamente Zagor sta, ormai veramente Zagor è diventato, cioè, siccome ormai è stato abituato non a essere un supereroe, a essere uno che ovviamente tromba con Chico, perché Zagor tromba con Chico, non mi dite no, perché Zagor e Chico amano, perché Zagor preferisce Chico a farsi una bella e sana trombata con Genevi. Zagor e Chico sono omosessuali e va bene, sono contento per loro e basta, però, perché io ragazzi purtroppo mi rendo conto che è un grosso problema ormai amare follemente le tette, i culi e i piedi delle donne. Purtroppo ultimamente è un problema, dillo pure, perché molti se paresse vergognano, io purtroppo ho questo problema grosso, grossissimo, che davanti a due belle tette, a un bel sedere e a due bei piedi crollo. Ragazzi, che devo fare? Purtroppo ho questo problema, che è un problema purtroppo mio, molti hanno altri problemi, io davanti a questo non resisto. E quindi quando poi vedo Zagor, che invece di trombà preferisce, ovviamente, a far l'amore con Chico, dopo c'ho i suoi gusti, io c'ho questo mio problema, che amo il tette e tutte quelle altre cose belle che c'hanno le donne, altri piacciono altri e ci sta, giusto così, e Chico, ormai Zago, oltre a trombasse Chico, gli piace fa il cassamortaro, ecco qua, perché vedete, la pala, ecco, quindi chiudiamo con Zago il cassamortaro, che fa l'amore con Chico, ovviamente classica espressione del 72, bella, bello, voto, 4 meno meno,
Questo albo è un... anzi no, 3,5. Il voto a questo albo è 3,5, 3,5 meno. Più per meno, 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 3. Salvo è 3,5 meno. Già iniziamo con l'allungamento del brodo. Quindi ragazzi, mezz'ora di video. Magari spero che duri 6 mesi siete fatti. Però il prossimo numero ragazzi lo aspettiamo al barco, perché io ne parlo ogni mese. Perché almeno posso soffermarmi su queste cose, come ho già detto. Quindi insomma ragazzi, nient'altro da dire. Fatemi sapere voi cosa ovviamente ne pensate dei commenti di questo capolavoro. E ragazzi, come avete reso bello alle grotte oggi? Ragazzi, comunque vi voglio bene. Se il video vi è piaciuto, mettete like. Se non, se siete interessati ai miei video, iscrivetevi al mio canale. E poi ragazzi, ci vediamo in questi giorni, spero, con altri video però su cose che magari mi danno un po' più di divertimento. Ora però, cavaccio pure, per carità, io, ripeto, parlo albo per albo, e cavaccio che il prossimo è bello, lo dico, voglio, come si dice, sottolineare i momenti belli, i momenti di quello che leggo. Primo albo, discreto, questo da 3,5. Magari il prossimo è da 8, che ne so, io, finché non leggo, io leggo albo per albo, perché è una saga di 100 numeri ad albo, quindi ogni numero io gli do una mia piccola valutazione. Quindi questo numero è da 3,5, poi se il prossimo è da 8, magari, speriamo, ma come ho già detto, ho i miei dubbi.